della visita di Avellino, perché noi abbiamo incluso Avellino in estate in Irpinia, perché Avellino fa parte dell'Irpinia, vogliamo lavorare a quel ricollegamento culturale fra il capoluogo e la provincia, perché ad oggi c'è una divisione abbastanza forte e noi su quello vogliamo lavorare. Lavoro appunto a ricollegarci, a trovare un'unione, a trovare un destino comune. E lo facciamo innanzitutto riscoprendo le bellezze che oggi sono presenti ad Avellino. Purtroppo Avellino, a differenza dei paesi irpini, ha problematiche ancora più grandi e ancora più profonde. Nel senso che nel corso degli anni ci hanno fatto credere che questa provincia e questa città non avessero futuro, non avessero nessun valore da mostrare, non avessero nessuna prospettiva. Ciò non è vero ed è tutto falso. L'abbiamo scoperto insieme a tutti voi quest'estate di cosa è capace l'Irpinia e quanta ricchezza c'è in Irpinia, e l'abbiamo scoperta, lo scopriremo attraverso anche Avellino. Avellino fa parte dell'Irpinia, è parte integrante del destino di questa provincia e nasconde tantissimi tesori che oggi scopriremo insieme alla nostra grande guida di Ryan Emilia Bonaventura, che ci accompagnerà in queste scoperte. Vedremo quindi tutte le ricchezze nascoste e spesso dimenticate dagli avellinesi stessi, però, dagli avellinesi stessi, delle loro ricchezze. Perché per risvegliare quell'orgoglio che è proprio della nostra civiltà e che è del tutto nostro e che si ricollega alle nostre radici, alla nostra tradizione, alla nostra vita, alla nostra cultura e alla nostra storia, e dobbiamo andarle a vedere, dobbiamo andarle a toccare con mano e conoscere di cosa siamo stati capaci nel corso degli anni. Qua vicino è nato ad Avellinum, è nato Gaio Pozio, che ha fermato l'impero romano nella seconda guerra sannitica. Quindi voglio dire, abbiamo oggi, ieri l'impero romano rappresentava quello che oggi magari sono le multinazionali, lo Stato, l'Europa, che ci impone cose che magari non vanno bene per questi territori. Però noi siamo stati capaci nel corso dei secoli di riunirci e combattere queste difficoltà. Oggi chiediamo di fare la stessa cosa a tutti voi, chiediamo di unirci, chiediamo di combattere insieme per questo territorio, perché è l'unica possibilità che abbiamo. L'unica possibilità che ha questo territorio è di unirci e di combattere dallo stesso lato, di combattere e di scrivere insieme il destino nostro, il futuro nostro e le prospettive nostre. Possiamo farlo perché ne abbiamo avuto piene dimostrazioni. C'è Francesco di Monteverde con cui abbiamo visto benissimo che vuol dire valorizzare un territorio, avere le prospettive per il territorio, valorizzare la ricchezza del territorio, la vocazione del territorio, perché il territorio parla, i politici non ascoltano, ma il territorio parla in maniera chiara e noi proviamo ad ascoltare il territorio, cosa vuole, qual è il suo destino, qual è il futuro del territorio. E quindi su queste basi noi innestiamo la conoscenza, portandola proprio agli avellinesi stessi, cioè a coloro che abitano questo territorio e che sono stati per anni saccheggiati e hanno visto il loro territorio devastato, ancora oggi da cantieri dovunque, sotterrando la loro storia. Ebbene, oggi è tempo di riprendercela la nostra storia, di riprenderci le nostre radici con forza, senza guardare in faccia a nessuno. Siamo noi. Riconosciamo la nostra identità, riconosciamo le nostre radici e non fermiamoci di fronte a quei politici che ci dicono che qua non c'è prospettiva, che bisogna mettersi nelle loro mani per avere un qualcosa, che bisogna affidarsi al petrolio, che bisogna affidarsi alle multinazionali, non bisogna affidarsi a nessuno. Quando vengono da fuori qui, e ci sono persone che vengono da dove vengono? Dall'Inghilterra. Abbiamo ospitato anche persone che sono venute dall'America e ci hanno detto: ma com'è possibile che qua non fate turismo? Ebbene, allora significa che c'è una distanza tra le istituzioni e la reale vocazione di questo territorio. Noi dobbiamo lavorare su questo, con le persone, cioè con chi abita questi territori, renderci conto della nostra potenzialità e lavorare per questo. E quindi Emilia adesso ci accompagnerà in questo percorso e noi scopriremo perché siamo ricchi, perché abbiamo queste ricchezze di tradizioni. Ieri stavamo al carro di Mirabella, tradizione secolare, perché abbiamo questa forza, perché siamo legati al territorio, dobbiamo riscoprirlo e riscoprirlo insieme. Dobbiamo lavorare sulle comunità, non vogliamo più piangere suicidi di nostri coetanei, dobbiamo unirci, dobbiamo stare insieme e dobbiamo iniziare di nuovo a dialogare.
È questo quello che noi vogliamo fare con Estate in Irpinia e con tutte le manifestazioni che mettiamo in campo per questo territorio. E a questo proposito andremo oggi a rivedere tutto quello che Avellino nel corso degli anni ha accumulato, tutte le bellezze che nel corso del tempo magari ci sono state nascoste. Prego Emilio.